Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. In questa pagina di Vangelo ricorre la parola chi. Chi ama il padre o la madre più di me, chi ama il figlio o la figlia più di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita, chi accoglie voi, chi accoglie un profeta, un giusto, chi avrà dato da bere a un bambino, chi? Chi? Noi. Si rivolge a noi. Infatti la prima frase è: in quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli. Chi siamo noi oggi? Durante le 50 circa domeniche dell'anno a messa avete notato che il sacerdote mette paramenti, si chiamano così, di diverso colore, che non sono lì a caso, ma hanno già nel colore un messaggio. Ci sono le grandi feste dell'anno liturgico, cioè dell'anno come si vive nella Chiesa, il Natale, la Pasqua, che quest'anno non abbiamo celebrato come al solito, ma forse meglio, permettetemi la provocazione, perché abbiamo vissuto una settimana santa di mesi con la sofferenza e la morte attorno a noi, con la speranza incancellabile della resurrezione, cioè di venirne fuori, e ci stiamo riuscendo. E questa la Pasqua cristiana, perché l'esperienza tragica di quel tempo ci ha fatto vivere la parola di Dio nel quotidiano, nel concreto, sulla nostra pelle. Ed è quello che dovremmo fare ogni domenica: farci guidare dalla parola che ascoltiamo, incoraggiare, correggere. Una parola che giustifica ogni nostra speranza di bene. Ci sono queste grandi feste che mettono a fuoco chi è il nostro Dio. È padre, il Natale ce lo ricordano, è figlio, la Pasqua, Cristo in croce, è Spirito Santo, la Pentecoste. Abbiamo festeggiato la Trinità che riassume le tre persone. Alla fine dell'anno liturgico ci sarà, prima del periodo d'Avvento e del Natale prossimo, la festa di Cristo Re, la grande conclusione. È evidentemente il racconto di una storia, della nostra relazione con Dio. Religione vuol dire relazione. Dunque Lui è così, noi come dobbiamo rapportarci a Lui? Ecco allora questo chi ripetuto nel Vangelo di oggi. Chi dobbiamo essere? Come dobbiamo essere insieme a Lui? Perché la fede vuol dire questo: amare il Signore, o meglio ricambiare il suo amore, che è comunque garantito.
ma ogni coppia, ogni famiglia, Dio, gli altri che credono come noi, insieme, dovremmo essere una famiglia. Ha bisogno di uno spazio fisico dove abitare, dove relazionarsi, dove incontrarsi, dove amarsi. E questa è la Chiesa. Chi dice io e Dio e basta, è come se dicessi io voglio bene a mia moglie o alla persona che amo e basta. Hai bisogno di toccarli, hai bisogno di comunicare, di usare delle parole, cioè uno spazio in cui trovarti. Perché nella fede no, segue la stessa dinamica di relazione. Ha bisogno di concretezza anche la nostra relazione con Dio e con gli altri. E quello che viviamo ogni domenica è questo. Non è per fare ancora una volta l'errore di usare a sproposito delle espressioni inglesi, però mi aiuta molto l'idea che nella lingua inglese c'è una distinzione fondamentale per dire casa: house e home. Faccio non perché sono bergamasco che hanno la H aspirata, è perché bisogna sottolinearlo che c'è l'H. House è la casa fisica, quella che si tocca con le pareti, le finestre, i mobili. Home è chi ci abita. Quindi il primo termine indica il contenitore e il secondo il contenuto. Il rischio è che anche la Chiesa sia solo house, cioè un luogo fisico dove incontrarci. Ma non ha senso, perde del suo più grande valore se non è anche home, cioè relazione tra le persone che la abitano. E questo accade, questo errore, che io direi anche peccato, quando andiamo a messa e poi ci allontaniamo. Perché anche quando uno esce di casa si porta dietro le persone che ama, nella mente, nel cuore, nelle sue scelte. Facciamo questo errore quando siamo corretti, educati, usiamo delle frasi fatte, come a volte possono essere le preghiere. Quando non siamo creativi, quando non ci mettiamo ad ascoltarci, quando cioè viviamo questa esperienza della messa, della domenica, da soli. Siamo qui col corpo, ma il cuore è da un'altra parte e magari non vediamo l'ora di andare via. Se questo accadesse a casa nostra, sarebbe veramente grave. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, ma di mortale per la famiglia. Chiediamoci come viviamo questo incontro, se lo viviamo con questa tensione di riconoscerci in questo spazio insieme con Dio e con gli altri. Ecco, la liturgia, cioè ciò che viene detto, ascoltato, cantato, anche pregato nelle nostre messe, ci educano ad essere così, e questo è l'obiettivo, a relazionarci bene con Dio e con gli altri. Abbiamo detto che credere e amare, siamo insieme come una famiglia. A me piace molto dire che la fede è come il matrimonio. E nel matrimonio ci sono tre condizioni fondamentali perché sia cristiano. Ai fidanzati, nei corsi che si fanno in preparazione al matrimonio cristiano, si spiegano queste cose. Per chi è già sposato da tempo, le ripassiamo. Perché un matrimonio sia cristiano deve avere la caratteristica dell'unità, dell'indissolubilità e della fecondità. Paroloni astratti che poi vogliono dire delle cose molto, molto concrete. Unità, cioè stare insieme nel rispetto dell'individualità. Allora, se credere è stare con Dio, non dimentico che Lui è Dio e io sono una sua creatura, anche se ci amiamo. Il segreto
e questo è il primo dei fondamenti, perché funzioni questa relazione d'amore è dare priorità a lui. Noi potremmo dire lasciargli l'ultima parola, e non è umiliante pensando che davanti abbiamo il Signore. Mica abbiamo il coraggio di dire che siamo più intelligenti di lui. E questo è il segreto di una famiglia solida. Vi ricordate Adamo ed Eva? Quando hanno deciso di escludere Dio dalla loro vita, hanno rovinato tutto. Erano nudi già da prima, però quando hanno detto facciamo senza Dio, è la storia del peccato originale, del serpente, della mela, cioè bastiamo noi stessi, si sono vergognati di essere quello che sono, hanno perso il contatto e la stima di sé, hanno cominciato a litigare tra di loro quando hanno voluto fare senza il Signore. Minimo è che tutti abbiamo bisogno di un mediatore di cui fidarci, e Dio credo che meriti tutta la nostra fiducia. E poi hanno rovinato l'armonia con l'universo, con la natura, gli animali. Nella Genesi, il primo libro della Bibbia, si dice che vivevano in pace con loro. Gli animali, che prima erano amici, sono diventati nemici. Avevano paura di loro, scappavano, hanno cominciato a sudare per guadagnarsi la vita. Con Dio avevano tutto assicurato. E così, questo è l'errore di Pietro. Quando nei giorni della passione dice non lo conosco, Gesù, a un certo punto, quando l'altra gli chiede, la servetta lì nel cortile, ma tu sei Galileo e siamo a Gerusalemme, in un'altra regione, i Galilei erano visti con sospetto, lui dice no, nega la sua identità, le sue origini. Poi dice ma tu non sei amico di quelli là, e indicavano i discepoli di Cristo in parte impauriti. No, no, non li conosco. A un certo punto è piombato nel buio. Si dice che si è messo a piangere quando ha capito l'errore, cioè non ha visto più niente, ha perso il contatto anche con la realtà. In questo Giuda è l'esempio più clamoroso. Togliendo Cristo nella sua vita, si è allontanato dagli altri, gli apostoli erano insieme nel cenacolo, no? E si è ucciso, cioè ha rifiutato la vita addirittura con tutto quello che ha dentro. Ecco, dare priorità a Dio vuol dire avere la chiave di lettura corretta di chi siamo, non perdere la stima di noi stessi, siamo figli di Dio, vedere gli altri in un altro modo, non come concorrenti, minimo, ma come occasioni di collaborazione, persone, energie, qualità per vivere ancora meglio insieme. E così, se uno tiene Dio nella sua vita e si ricorda che la natura, l'universo l'ha creato lui, si rapporta diversamente, la rispetta di più, lo ringrazia continuamente. La seconda caratteristica è l'indissolubilità, cioè la non solubilità. C'è il caffè solubile, no? Ecco, indissolubile la relazione con Dio, altro che ne facciamo di tutti i colori, noi singolarmente nella storia dell'umanità, eppure lui non ha mai rifiutato nessuno. Da parte sua è indissolubile davvero il rapporto con noi, e così deve essere di noi con lui. Non diluiamolo questo rapporto, confrontiamoci pure con lui, anche con idee diverse dalle sue, ci aspettiamo cose che magari non arrivano da lui, non siamo d'accordo su certe sue frasi. Oggi la vita è diversa, ma chi l'ha detto? Il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, la tentazione dell'egoismo, il desiderio di amare, di felicità, e lui parla di quello. Confrontiamoci pure, scontriamoci anche con lui, ma alla fine incontriamoci. Questo vale nel rapporto con lui, e quindi mai rinunciare a lui, altrimenti si spegne la luce, come ho detto. Ma questi fondamenti della relazione con Dio sono anche da applicare nelle nostre relazioni, anche tra di noi non ci deve essere l'assolubilità, anche nelle nostre relazioni non ci può essere nessuna ragione per togliere dal nostro orizzonte qualcuno, per condannarlo a morte. Non è solo la pena di morte che il cristiano non accetterà mai, perché Cristo non l'avrebbe mai proposta a nessuno e tanto più applicata, ma significa cancellare dalla propria memoria,
dai propri sentimenti, dal proprio tempo. Indissolubilità in questo senso è un invito a dialogare comunque, e la preghiera è un'espressione di questo dialogo con Dio, ma anche tra di noi, perché se uno smette di parlare all'altro il rapporto muore. Per dire l'importanza della preghiera, ma anche per giustificare il nostro sforzo di dire qualcosa a chi abbiamo accanto, ma soprattutto di ascoltarlo. Confrontarsi vuol dire anche cercare di capire le ragioni dell'altro, e ci accorgiamo quante volte succede che siamo più d'accordo di quello che pensiamo, quante volte alla fine di una discussione, anche di un litigio, diciamo: beh, in fondo io volevo dire la stessa roba, forse non mi hai ascoltato, o forse io non ti ho ascoltato. Questo anche con Dio. La parte finale del Vangelo dice: chi tiene per sé la propria vita la perde, chi perde la propria vita per causa mia la trova. Per causa mia vuol dire come me, chi mi somiglia trova la vita, e lui è finito in croce. Cioè, chi entra in questa logica di sacrificio, che vuol dire fare come il sacro. La parola sacrificio vuol dire fare come il sacro, sacrificio, e quindi somigliare a Dio. A noi sembra una sconfitta sacrificarci, in realtà somigliamo di più, mai più di quel momento, a Dio. E tutti vorremmo essere dei padri eterni, no? Quello è il modo, ci è indicato chiaramente. Quindi sembra che perdiamo, in realtà vinciamo alla grande. Quindi, come lui, essere disponibili agli altri, mettersi in discussione per fare posto agli altri, cambiare le nostre posizioni pur di non rinunciare agli altri, completamente, non in alcune cose e basta. Se uno pulisce la casa, la pulisce tutta, poi per sempre. Cioè, non si può dire: adesso sono anziano, a questo punto cosa vuoi che faccia di più? Ma essere sempre in discussione, senza limiti di età, e poi con tutti e per tutti. Ed è questa la parte finale del Vangelo, quando dice: chi accoglie un profeta come profeta, chi accoglie un giusto come un giusto. Profeta è colui che dice la verità, quindi dove c'è la verità io l'accolgo, anche se viene da una persona dalla quale non mi aspetto, che è diversa da me, da cui ho paura, che magari ha sbagliato altre cose, ma in quella cosa lì dice la cosa giusta. È profeta, cioè parla pro, a favore di Dio, che è la piena verità, e non ce l'ho tutta io. E così chi fa le cose giuste, io devo imitarlo. Non posso prendere la scusa che non lo conosco, o che lui chissà chi è, guarda che faccia. Con tutti e per tutti. Ecco l'ultima frase del Vangelo che abbiamo ascoltato: chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli. Piccolo nel linguaggio biblico è colui che è debole, non è questione di che va ancora all'asilo. Piccolo è colui che dipende da qualcun altro, e uno può essere anche grande, ma è piccolo se ha bisogno di me, è più piccolo di me del resto. Piccolo è chi è nella confusione, nell'errore, e noi dal nostro punto di vista cristiano ne vediamo tanti. Ebbene, bisogna dargli un bicchiere d'acqua, e l'acqua è una delle immagini per dire Cristo. Dagli Cristo, porgerglielo, non tiraglielo in testa con la minaccia, con la paura, col ricatto. Siamo chiamati, chi siamo noi, a dare un bicchiere d'acqua a questi più piccoli. Non perderà la sua ricompensa, perché siamo noi che dobbiamo dissetare oggi il mondo, cioè quelli che hanno sete di risposte e non le trovano da nessuna altra parte.